Ci troviamo nel Prato dell'Annunzio, una convalle laterale che è quella dell'acqua seta, che potrebbe derivare da un termine latino che significa acqua interrotta, interrotta nel suo percorso. Ed è un aspetto molto interessante. Ora parleremo con degli esperti che ci spiegano la peculiarità, si può dire a livello vegetazionale, a livello ambientale di questo ambito. Siamo nella riserva naturale Valle Prato della Noce, l'ultima delle riserve naturali che gestisce ERSA, istituita nel 2011, una riserva naturale molto particolare, fa parte anche della foresta demaniale gardesana occidentale, che per la parte relativa al Lago di Garda rientra tutta all'interno del parco regionale Alto Garda Bresciano. Questa è una riserva, è unica, è una delle tre riserve naturali lombarde che sono state istituite con un regime di tutela integrale. Quindi una parte dei 900 ettari di questa riserva naturale, la parte che corrisponde ai versanti settentrionali del Monte Spino e delle Marmere, è stata istituita riserva naturale integrale, quindi diciamo, l'uomo non farà nessun intervento e lascerà che la natura evolva naturalmente. In questi giorni abbiamo da parte, diciamo, monitorare la presenza delle acque, le specie all'interno delle acque e delle acque dolci. Abbiamo anche fatto alcuni rilievi su altre specie faunistiche, ad esempio su avifauna, raccogliendo qualche dato, sui pipistrelli, di cui mancavano dati per quest'area. Sicuramente l'area della riserva è abbastanza interessante per la diversità di ambienti che ci sono, quindi da zone aperte a zone boscate, pareti rocciose, quindi questa biodiversità di ambienti facilita sicuramente la presenza di diverse specie di fauna. In questo punto particolare è abbastanza peculiare perché ci troviamo in un ambito umido, come si può vedere alle mie spalle, ma anche abbastanza termofilo, cioè caldo. E questa doppia combinazione di umidità, di caldo e di colluvium, cioè di suolo abbastanza profondo, almeno in questa parte basale, ha permesso la sopravvivenza di alcune specie che altrove non troviamo, come ad esempio l'agrifoglio, il tasso, il pungitopo, che sono tutte laurifille, cioè specie sempreverdi, che però sono termofile ma appunto necessitano di un certo umidità. Grado di igrofilia, di umidità sia nel suolo ma soprattutto nell'aria.